Per la Serie A appena conquistata, giunse nel 1987 a Pisa il brasiliano Carlos Dunga, detto il Cucciolo, in prestito dalla Fiorentina. Anconetani lo accolse come un figlio e Dunga ricambiò la fiducia, trascinando la squadra nerazzurra in un'insperata salvezza, grazie alle sue doti di leader in campo e fuori. La sua esperienza pisana si concluse con 23 presenze e 2 reti, una spettacolare contro l'Inter. L'olandese Marius Antonius Behn, meglio conosciuto come Mario Behn, fu l'ennesima scommessa vinta da Romeo Anconetani, che lo volle fortemente e lo acquistò dal Feyenoord nell'estate del 1988. Nei 3 anni neroazzurro, Behn collezionò tra Serie A, B e Coppa Italia circa 75 presenze e realizzò una decina di reti, alcune di ottima fattura, lasciando così dei bei ricordi nella mente dei tifosi pisani. Diego Pablo Simeone, prima di diventare il famosissimo Ciolo, mosse i primi passi da calciatore in Toscana, sponda pisana ovviamente, giocando 2 campionati, uno di A nel 1990-91 e uno cadetto nel 1991-92. Le sue indubbie qualità lo porteranno successivamente a disputare campionati di altissimo livello, con le maglie di Inter, Lazio, Atletico Madrid, oltre ad indossare la prestigiosa casacca dell'Albi Celeste. Oggi Diego Pablo Simeone è l'allenatore dell'Atletico Madrid ed è il tecnico più pagato al mondo. Concludiamo con José Chamó, argentino arrivato in Italia dal Rosario Central nel 1990 proprio assieme a Simeone e per 3 anni vestì la casacca nero-azzurra, realizzando una rete in 87 presenze. Dalla città della Torre Pendente iniziò la sua brillante carriera vestendo le maglie di Foggia, Lazio, Atletico Madrid e della Nazionale Argentina. Pisa, Atalanta agli sgoccioli. Drammatico il forcing finale dei nerazzurri pisani. E l'ultimo guizzo di generosità genera paura nello stadio. Iliot tenta il pareggio, così tuffandosi di testa su un pallone di Ben. L'impatto è con Prugna prima e forse su un palo. Poi si rimette in piedi Ed. Finisce la partita e ripiomba giù. Dall'alto abbiamo assistito alla rianimazione, ma il dramma di Iliot nel racconto di Incocciati. Fine partita, sì, è stato praticamente fatto questa rianimazione. Non so esattamente se è stato fatto un massaggio cardiaco, però penso di sì, perché aveva praticamente perso la conoscenza di nuovo. Comunque, quando sono arrivato io sul posto, lui aveva gli occhi sbarrati e si stava cercando di farlo un po' rianimare. Poi gli hanno detto quante sono e lui ha detto 2 le dita, mi pare, no? Sì, poi con un po' di acqua fresca, con un po' di ghiaccio, si è avuto accenni di miglioramento. Io peraltro gli tenevo la mano, cercavo di farmi rispondere a livello di gesti, lui mi rispondeva anche abbastanza bene. Poi però come cercava di alzare la testa, ricadeva ancora in questi momenti di vertigine e di svenimento, e da quel momento è stato giustamente trattenuto per terra per poi trasportarlo in ospedale con la lettiga. Ecco, dall'ospedale le notizie mi pare siano confortanti, il dirigente in panchina. Infatti lo stanno dimettendo in questo momento, cioè 5 minuti fa hanno telefonato che lo dimettono all'ospedale. Non è niente di particolare, insomma, niente di grave. Nel 1987 arrivò in Italia, ma la sfortuna accompagnò sempre l'inglese Paul Elliott, che fatalità ha lo stesso cognome del drago invisibile. E come nel cartone animato, nessuno si accorse di lui. Perennemente infortunato in Toscana, collezionò solo 23 gettoni in 2 stagioni, pochissimi per meritare la riconferma. In mezzo a 2 annate disastrose, si tolse comunque lo sfizio di segnare la Juve, proprio nella domenica in cui ci fu lo sciopero della Rai. Ma fortunatamente sono riuscito a recuperare il gol da un'emittente privata. Terminò la carriera in Inghilterra giovanissimo, a 32 anni, a causa dei troppi infortuni. Sfortunello! Un flop, un vero bidone. Nel 1988 arrivò in Italia la punta belga Severens, che giocò le sue più belle partite contro la Roma e la Fiorentina in Coppa Italia, ma poi si perse nel corso della stagione, perché oggettivamente non adatto qualitativamente ai ritmi del nostro torneo. Scherzetto!
Erik Larsen, danese, nel 1990 collezionò 33 presenze, una rete in A contro la Roma e una annullata contro l'Inter. Un po' pochino per chi doveva ricordare nelle gesta il grande Klaus Berggren, altro danese che fece la storia all'Arena Garibaldi. Larsen andò via da Pisa nell'estate 91, vi ritornò nell'estate 92 da campione d'Europa, per poi trasferirsi definitivamente nell'inverno dello stesso anno in Inghilterra. Bocciato!